Tornano a riempire le piazze giovani attivisti per il clima, una protesta che si salda a quella contro la guerra in Medio Oriente. A Napoli, cariche di alleggerimento della polizia per arginare chi manifestava contro il G7. Sentiamo Riccardo Porcu. Migliaia di ragazzi in tutta Italia, la musica e i segni verdi sulla pelle per proteggere il pianeta. A 5 anni dal primo sciopero globale per il clima, il movimento colora di nuovo strade e piazze. In tanti qui non hanno 18 anni, eppure sentono di non avere più tempo. Il futuro di tutti si costruisce oggi. Ormai l'ONU l'ha detto, non è più riscaldamento globale, è ebollizione globale. Abbandono dei combustibili fossili e trasformazione del sistema produttivo. Riprendiamoci il futuro, gridano tra cartelli e striscioni come questi, per chiedere una tregua in Palestina. Basta soldi per la guerra, più soldi per la transizione ecologica. Stiamo sfruttando il pianeta, le persone al favore soltanto dei soldi e questo deve finire. Da Roma a Bologna, da Firenze a Torino. Nessuno ci darà una speranza se staremo con le mani in mano. Qui nessuno resta con le mani in mano. A Milano in centinaia riempiono le strade in corteo. Un gruppo entra in 2 fast food, azioni dimostrative come davanti alle sedi di Enel ed Eni. A Napoli i fumogeni azzurri si mescolano agli striscioni di protesta e agli slogan contro il G7 dei ministri degli esteri in corso a Capri. Un piccolo gruppo si avvicina agli imbarchi per l'isola con musica e questi salvagenti. A forma di anguria, il simbolo della solidarietà alla Palestina sui social. Polizia e carabinieri in assetto antisommossa li respingono così, con cariche di alleggerimento. I colpi di manganello contro i salvagenti.